Consigliere, oggi in commissione si è parlato, della questione dei fanghi, che non è di semplice comprensione. Le chiedo di spiegare che cosa è stata, chi è stata audita oggi in commissione e che cosa è emerso dalla commissione. Allora, le audizioni che sono state fatte oggi in Commissione Agricoltura sono all'interno dell'esame della mozione 811 proposta dal Movimento 5 Stelle, il quale è impegnato da oltre un anno e mezzo sul tema dei fanghi e in particolare nel proporre alla Regione Lombardia di stilare delle linee guida dirette ai comuni lombardi che sono vessati da questo fenomeno dello spandimento, affinché possano adottare un regolamento di igiene che consenta loro di controllare meglio il fenomeno dello spandimento dei fanghi, ma anche di fare prevenzione per quelli che sono i rischi alla salute e all'ambiente derivati da questo specifico fenomeno. Il fenomeno dello spandimento dei fanghi è dilagante nel sud Lombardia, tocca infatti tutte le province di Pavia, Cremona, Lodi, una parte del Bresciano e Mantova, che sono naturalmente tutte province a vocazione agricola, e questo spiega il perché ci sia un così massiccio spandimento di fanghi. I fanghi sono considerati dei rifiuti in piena regola dalla normativa, quindi sono soggetti alla normativa rifiuti, ma qual è la criticità che noi denunciamo? Che sono considerati rifiuti speciali, vale a dire soggetti a libero mercato, vale a dire si può fare un business dell'import ed export, e questo è il vero punto, perché andando a esaminare i dati della produzione dei fanghi della Lombardia, noi abbiamo verificato che il 60% dei fanghi prodotti in Lombardia derivano da fanghi importati da altre regioni, e questo è un problema perché siamo arrivati a uno spandimento annuo di 1.100.000 tonnellate di fanghi, e quindi sono quantitativi di cui la metà nella sola provincia di Pavia e peraltro circoscritta anche ad aree limitate come la Lomellina, l'Alto Basso Pavese, che stanno cominciando a provocare problemi non solo per una questione di molestie olfattive, quindi cattivi odori, puzze, ma anche irritazioni alla gola, agli occhi, che frequentemente i cittadini che abitano in questi piccoli comuni agricoli sono costretti a subire impotenti, ma anche per tutti i pericoli e i rischi che possono derivare dalla sinergia delle sostanze tossiche contenute in questi fanghi che vengono sparse in suolo di anno in anno. Voglio ricordare che su questa materia c'è una legge nazionale del 1992, che è una legge assolutamente fuori tempo, che lo Stato italiano non ha mai più voluto toccare. Per fortuna nel 2014 è intervenuta la Regione Lombardia con una delibera di giunta che finalmente ha introdotto dei vincoli alle sostanze patogene, tossiche, inserite nei fanghi, perché la legge nazionale mappa solo sette diversi metalli, basta. Tutto il resto delle sostanze tossiche dal 92 ad oggi, anche che sono state scoperte, non sono incluse, per cui chi rispetta quella legge fa dei fanghi legali, ma non vuol dire che in questi fanghi non ci siano sostanze che possono costituire cosiddetti contaminanti subdoli. Regione Lombardia quindi ha emanato una delibera che è stata immediatamente impugnata dalle società fanghiste, cosiddette fanghiste, che hanno vinto in primo grado con sentenza del TAR, ma la Regione, anche su nostra pressione, ha fatto ricorso al Consiglio di Stato ed ora siamo in attesa di una sentenza. Cosa ci fa pensare che il Consiglio di Stato potrebbe decidere in controtendenza rispetto al TAR, cioè dare ragione a Regione Lombardia? Il fatto che quest'estate, proprio a fine agosto, lo stesso Consiglio di Stato abbia detto, nonostante la sentenza del TAR in primo grado, noi consideriamo sospesa l'esecutività della sentenza TAR, che in poche parole significa che la delibera di Regione Lombardia sarebbe applicabile. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo quindi chiesto in questi mesi all'assessore Terzi cosa intende fare per rendere attuativa questa buona delibera di giunta che quantomeno pone dei vincoli maggiori alla laschissima legge di Stato. E l'assessore Terzi per il momento è cauta e prudente, nel senso che dice: è vero che c'è un'ordinanza del Consiglio di Stato, ma aspettiamo la sentenza definitiva del Consiglio di Stato per poter finalmente rendere attuativa questa delibera.
Di fatto oggi, dai dati ARPA, dall'ultimo rapporto che ci ha dato ARPA sui controlli sui fanghi, intanto se ne fanno troppo pochi e c'è proprio un problema di controllo. Non vengono fatti monitoraggi ai suoli agricoli ed è quello che noi chiediamo anche con la nostra mozione per tutelare la qualità dei suoli, il rischio di inquinamento delle falde acquifere, ma anche di contaminazione della catena alimentare. Quindi, come vedete, il tema è piuttosto complesso, coinvolge diversi settori dell'ambito ambientale, agricoltura e sanità. Bisogna operare per gradi e riteniamo che già l'approvazione di questa mozione, l'inserimento di linee guida per i comuni sia importante, perché io personalmente ho scoperto nella campagna informativa che sto svolgendo in piccoli e grandi comuni del sud della Lombardia da un anno a questa parte che molti sindaci non sapevano neanche di avere a disposizione degli strumenti. Ce ne sono due molto importanti. Il primo è fare una variante al piano di governo del territorio che vieti lo spandimento dei fanghi a 500 metri dalle abitazioni. Questo è possibile grazie a una sentenza del Consiglio di Stato del 2015 che dice che il Comune ha piena potestà programmatoria. Per quanto riguarda il secondo strumento che i comuni spesso non sanno di poter avere, l'adozione di uno specifico regolamento dove si vada proprio a disciplinare come deve avvenire lo spandimento nel territorio di competenza del comune, con che caratteristiche, con che quantitativi, e quindi consente al comune di limitare il fenomeno, ma sicuramente di controllarlo molto meglio di quanto si è fatto da 10 anni a questa parte.